E questa sera in Pole Position il mondo delle macchine utensili, in particolare della piegatura e curvatura tubi con una azienda di Provaglio di Isea, provincia di Brescia. Sono con noi Star Technology, Simone Bragato. Buonasera, benvenuto Simone. Buonasera. Grazie per essere con noi. E presidente Claudio Bragato, grazie. Buonasera. Presidente, grazie per essere in nostra compagnia, appunto la Star Technology. Parto subito dal presidente Claudio Bragato, per la storia, perché dagli anni 60 avete creato veramente sì, qualcosa di importante. Effettivamente, con le origini del babbo che aveva costruito le prime macchinette proprio così strutturali, manuali, siamo cresciuti in un'evoluzione continua. Nel 73 sono intervenuto direttamente in azienda e questo ha espanso ancora di più per portare i livelli tecnologici di oggi, che ci vedono un po' abbastanza leader mondiali della situazione. Quindi questa azienda è alla terza generazione, presidente? Esatto, con il Simone che giusto, esatto. giusto. Terminerà nell'aratro tracciato. Giustamente. E Simone Bragato, allora di che cosa si occupa nello specifico Star Technology? Allora, Star Technology appunto produce macchine curvatubi, centro deformazione materiali, abbiamo una linea di macchinari che varia, diciamo così, dal diametro più piccolo, che potrebbe essere un diametro dal 5 al 25, arrivando fino a macchine che hanno un diametro da 150 a 220 fino addirittura a 310. Millimetri di diametro. Quindi veramente un'ampia gamma di prodotti. Ah, questo è. Sì. Ed è un mercato globale, che si può definire il vostro, internazionale. Come assolutamente, un mercato internazionale dove in questo periodo appunto stiamo investendo parecchio nell'America, Nord America, Centro America, Sud America e soprattutto, diciamo così, anche in Messico nell'ultimo periodo. Rilanciando un po' il mercato. È un buon mercato il Messico? Sì, è un buon mercato, ci sono grandissime possibilità, tantissime imprese e appunto, come ripeto, stiamo facendo il possibile per entrare in questo mercato con il nostro prodotto. Presidente Claudio Bragato, avete delle certificazioni ovviamente? Sì, ecco, questo è stato un altro sforzo, perché partendo dalla caratterialità artigianale che è stata l'origine di tutto, pensare a una certificazione era l'investimento, soldi, sembrava anche che distruggesse un po' la struttura aziendale, perché tutte le carte, le cose che dovevano seguire, invece l'abbiamo fatto e oggi siamo certificati ISO, con il vantaggio che ci ha dimostrato di essere più organizzati internamente, perché tutto questo ha creato una struttura e soprattutto con la faccia di fronte a qualsiasi altre appalti, convenzioni, eccetera, che la certificazione dà un valore aggiunto. Immagino sicuramente importante anche sul mercato come sul valore mercato come esatto. Intrinseco. Esatto. Simone Bragato, tecnologia 4.0, ormai siamo nell'industria 4.0. Esatto. E qua lei può incarnare bene questo mondo. Esattamente, sì, i nostri macchinari hanno appunto adoperato queste nuove tecnologie 4.0 grazie al supporto del nostro principale fornitore, che è un fornitore austriaco per quanto riguarda tutta la parte driver del macchinario. Logicamente noi come azienda produciamo macchinari che partono da un solo singolo asse fino ad avere addirittura 14 assi controllati appunto tramite queste moderne tecnologie, che offrono la possibilità di avere degli sgravi fiscali in questo momento, o comunque sia ci permettono di essere competitivi sul mercato italiano grazie a queste ultime proposte. E internet. Quindi insomma sì, veramente è importante anche come finanziamenti, come ottenimento di siamo al passo coi tempi. Investimenti. Giustamente. Per quanto riguarda il futuro, che è lei e eventualmente poi le prossime generazioni, no? Fra un po'. Lei è il presente, diciamo, giustamente. Esatto. No? Ecco. E Simone, il futuro. Passa cosa ci può essere nei prossimi 5-10 anni? Allora, innanzitutto come azienda siamo consci che attualmente nel mercato il leader competitor su questi prodotti è un pochettino, diciamo così, il mercato cinese-taiwanese, che sta sfornando macchinari a basso costo per contrastare la qualità dei prodotti made in Italy e la qualità dei prodotti made in Europa. Detto ciò, logicamente stiamo investendo in nuovi prodotti che possono appunto contrastare queste tecnologie di medio livello che vengono promosse dal mercato cinese, anche dal punto di vista sia del prezzo sia logicamente della qualità, perché sappiamo che il prodotto made in Italy sicuramente vale di più di quello che sta proponendo attualmente il mercato asiatico.
Questa è la mia idea per il futuro. Quindi, Presidente, un forte passato, una forte identità basata sulla vostra famiglia proiettata nel futuro. È una forte fiducia, anche perché sotto questo aspetto stiamo ampliando con un'altra espansione di area produttiva, sperando che ci assista sia il nostro capacità, sia anche il nostro governo. Giusto, vabbè, quello è... È tra parentesi. Tra parentesi, ed anche tanto. Esatto. Grazie allora a Star Technology di Provaglio di Iseo, Simone Bragato, grazie per essere stato con grazie noi. Grazie mille a voi. E ovviamente il presidente Claudio Bragato, grazie a entrambi questi capitani d'impresa. E questa qualità, questo Made in Italy, sono caratteristica anche del prossimo protagonista in Pole Position.